Iniziata dal Museo archeologico di Eboli, custode di importantissimi reperti risalenti al Neolitico all'età del ferro, la visita del sottosegretario del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, Antimo Cesaro, del complesso monumentale dell'ex convento di San Francesco, risalente al XIII secolo, che accoglie al suo interno anche l'antica e preziosa biblioteca della città. Eboli è una città dalle radici millenarie, che immediatamente rende evidente questa sua storia in filigrana attraverso la ricchezza delle collezioni del suo museo. Ma non solo il museo, anche la biblioteca che oggi ci ospita. E proprio nella sala della biblioteca, venerdì 8 luglio, il sinodo inscindibile Arte e Legalità ha fatto sì che l'onorevole Cesaro, il sindaco Massimo Cariello e gli organizzatori di Art House incontrassero gli artisti del progetto che, rapiti dal loro estro, raggiungeranno quel perfetto equilibrio in cui materia e spirito si fondono e trasformeranno una struttura confiscata al clan dei Procita di Eboli in un'officina di arte e di etica, finalizzata a promuovere la contaminazione tra forme di arti classiche e contemporanee. Le contaminazioni sono sempre una ricchezza, rappresentano il dialogo tra le generazioni, tra le culture, tra modi di vedere il nostro paese, attraverso soprattutto la sensibilità artistica, questo è un valore aggiunto. C'è una bellissima esperienza qui ad Eboli che è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bisogna coniugare arte, etica e io dico anche economia della cultura. Il progetto Art House si configura dunque anche come un investimento in termini economici per i 50 artisti che vi partecipano, giovani che, attraverso spazi reali e virtuali di e-commerce messi a disposizione dal progetto, meeting con galleristi ed operatori culturali, vedranno professionalizzarsi il proprio lavoro creativo, trasformandolo così in una reale occasione di lavoro. Occasione anche di incontro e confronto tra persone eterogenee provenienti da ogni angolo della regione Campania, anche dal Cilento e dal Golfo di Policastro. Cristo si è fermato ad Eboli, lei è sceso un pochino più giù, ha visitato i posti del Cilento, del Golfo di Policastro? Beh, absit in iuria verbis, domine non sum dignus, ma visto che lei ha citato diciamo, un'opera classica della nostra letteratura italiana, io credo che era una metafora quella utilizzata, in realtà il nostro paese ha una ricchezza straordinaria, non bisogna mai fermarsi, ma varcare tutti i limiti, varcare i limiti dei confini delle province, delle regioni e scopriamo quel grande bel paese che merita di essere guardato, osservato, valorizzato e compreso in tutta la sua complessità, sempre nella consapevolezza delle difficoltà quotidiane, ma anche con una vena di ottimismo per il futuro. La cittadina del Golfo di Policastro, amministratrice del Comune di Vibonati, la invito ufficialmente a venirci a trovare e ad aiutarci a diffondere anche la nostra cultura. Allora capisco la sua piaggeria precedente, che corrisponde ora all'invito che mi fa, si metta anche lei nell'inquadratura perché lei è molto furba, ma accetta di buon grado l'invito. Una promessa è una promessa. Una promessa che sarà mantenuta.